lavoro straordinario, la procura che fa un lavoro straordinario. Il problema è che ci sono 12.000 delinquenti condannati che non sono in carcere perché non c'è abbastanza personale, sono a spasso. Quindi io di questo mi sto occupando, questo ho messo nel decreto sicurezza, non dichiarazioni o dimissioni. Lunedì vado in Consiglio dei Ministri e mi aspetto, per correttezza, buonsenso e intelligenza, che il Consiglio dei Ministri approvi questo decreto sicurezza che si occupa di vita reale, di poliziotti, carabinieri, camorristi, spacciatori, di violenza negli stadi. Siamo qua a Milanciana e ci sono dei provvedimenti che avvicinano anche il mondo dello sport italiano a un mondo più tranquillo, più sicuro. Quindi non mi irritano le accuse, gli insulti, le minacce che arrivano da altri. Mi arrabbierei se qualcuno per motivi elettorali dice se no il decreto sicurezza può aspettare, la lotta alla camorra può aspettare. Questo sì mi farebbe arrabbiare. Altre parole no, non si mi fanno arrabbiare. Si è parlato di una revisione all'ultimo prima di lunedì o forse anche di uno slittamento del CDM, visto che siamo una settimana dal voto. Ma l'hanno chiesto loro, il Consiglio dei Ministri, io mi sto preparando al Consiglio dei Ministri. Quindi, poi attenzione, anche il primo decreto sicurezza è stato modificato, migliorato, emendato, io non pretendo di avere la scienza, però ci sono provvedimenti a tutela della Polizia dei Carabinieri, di contrasto agli scafisti, di contrasto alla camorra, di contrasto ai teppisti fuori dagli stadi, e quindi mi aspetto che venga approvato. Chiara, proprio a proposito di DL Sicurezza, uno dei temi caldi della giornata è la sospensione della professoressa di Palermo, quindi DL Sicurezza era il tema, insomma, della ricerca dei suoi alunni. Volevo capire intanto se secondo lei è giusto. Di contrasto ai teppisti fuori dagli stadi, e quindi mi aspetto che venga approvato. Chiara, proprio a proposito di DL Sicurezza, uno dei temi caldi della giornata è la sospensione della professoressa di Palermo, quindi DL Sicurezza era il tema, insomma, della ricerca dei suoi alunni. Volevo capire intanto se secondo lei è giusta la sospensione o eventualmente cosa avrebbe dovuto fare.